Un cordiale saluto amici di Odeon TV, bentornati a Bellaria Egea Marina in provincia di Rimini, nella sede estiva di Ragazzi e Cinema, ancora una volta insieme per raccontarvi storie interpretate e raccontate da giovanissimi cineasti. Ragazzi e Cinema continua ad accogliere qui a Bellaria Egea Marina ragazzi da tutta Italia che durante l'estate giocano ad improvvisarsi attori, registi, sceneggiatori, a raccontare con la macchina da presa storie frutto della loro fantasia. Ma durante l'anno, al di là dell'esperienza estiva, con Ragazzi e Cinema sono tante le opportunità per mostrare come i ragazzi riescano ad esprimere la propria creatività utilizzando la telecamera. Il cortometraggio che vi mostriamo ora ha per titolo Gargabullo e le follette mangiafrutta ed è stato realizzato da bambini, dai bambini dell'associazione Zuccherarte di Genova. A voi! Ma non ti ingannare, neanche fate le puoi nominare, né gnome, né elfe, a dirla tutta, loro si chiaman follette mangiafrutta. Erbe, fiori e foglie le hanno agghindate, da tutti gli animali son rispettate. Non le trovi in nessun posto e le nasconde il verde bosco, lo sa solo il vento, il loro fiuto è un portento. Di bacche son ghiotte e di frutta sopra ogni cosa, ma è per la marmellata che una folletta ogni presa osa. Perenne pericolo incombe sulle magiche creature, l'antico nemico le insegue per arrostirle con le verdure. È un orco ostinato e alquanto imbranato, da due sventurati è accompagnato. Rozzi zotici ignoranti birboni, peste e birba sono i loro due nomi. Lo strambo trio è sempre a caccia, pronto a scovare ogni singola traccia. Come le follette poter acchiappare, l'orribile orco sa solo pensare. Gargabullo, ti giuro, è il suo vero nome. E tu che mi ascolti, ricordalo bene, perché stargli lontano assai ti conviene. No, ancora! Io vado a prendere un po' d'acqua al fiume. Sì, però stai attenta, Mirtilla.
Gargabulla, adesso basta. La deve pagare. Qui ci vuole un piano. Forse ho un'idea. Ma questo è un bel problema. E ora?
Veloce, stanno per arrivare, presto e birba! Veloce, dai! Ciao, che sta... Dai, veloce! Dai, questa! Dai, veloci! Sempre la marmellata. Gargabullo. Gliela farò pagare. Ehi, quella è la mia marmellata. La smetti di rubarmi la merenda? Ma va via. Cosa dici? Adesso chiamo mio papà. Ma chiami vuoi? Io sono Gargabullo.
da buone che mo mangio notte di. Gargabullo e le follette mangiafrutta, prodotto e realizzato dai bambini di Genova dell'associazione Zuccherarte. Ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini, nella sede estiva di Ragazzi del Cinema, per continuare il nostro viaggio tra storie interpretate e raccontate sullo schermo da giovanissimi cineasti. Il cortometraggio che vediamo ora ha per titolo Essere Ciprian ed è stato prodotto dai ragazzi del liceo scientifico e delle scienze umane Galileo Galilei di Poppi in provincia di Arezzo. Tutto per voi e poi nuovamente insieme. Scusa se non parlo molto, Lisa. Sono un po' timido. No, non ti preoccupare, Marco. Io invece non riesco a stare zitta. Dimmelo se esagera. No, no, figurati. Voglio sapere tutto di te. Cosa c'è da sapere? Parlami di te. Io? Mi sono trasferito qua da Napoli. Ormai sono 2 anni. Sono venuto qua per cercare lavoro. Un lavoro? E come fai con la scuola? Ho smesso. Non ho la testa per studiare. Te invece? Io faccio il liceo. Il liceo? Allora sei una... secchiona. Sì, lo ammetto. Studio perché voglio diventare medico. Tu ce l'hai un sogno? Sì. Un giorno aprirò un ristorante. Lo chiamerò la taverna di Lisa. Ti piace? Salut Ciprian. Promuo a scuocerire. Marco, ma cosa vogliono? E chi li conosce? Andiamo, dai. Io abito qua. È la donna delle pulizie. Ah. Va bene, allora io vado. Che fai domani pomeriggio? Ci sono il campanello alle 4? No, vediamoci la scalinata. Va bene. Ciao Marco. Pronto? Ma avevamo detto domani, oggi non posso. Va bene, ho capito, capito. Sì, per i soldi non c'è problema. No, gli attrezzi li metto io. Ok, a dopo. Salve signora, scusi il disturbo. Cercavo Marco. È in casa? Marco? Non conosco. Non abita qui Marco? Io abito con figlio. Ah, scusi allora, devo essermi sbagliata. Arrivederci. Lisa, sei te?
mi sa che non si chiama Marco e che forse non è nemmeno italiano. Perché non vieni con me in Spagna? Facciamo il secondo liceo a Madrid. Sai che bello. Guarda che dico sul serio, eh. Partiamo 3-6 mesi. Non ne vuoi rivedere un po' di mondo? Giulia, ma mi ascolti? Certo che ti ascolto. È che a volte salta le conclusioni troppo presto. Non dico che sia bello mentire, ma magari questo ragazzo ha i suoi motivi. Perché? Esistono buoni motivi per mentire. Aiutami a pelare le patate intanto. Stasera tortilla. E comunque sì, certo che ci sono buoni motivi per mentire. Che cos'è questa improvvisa fissazione per la Spagna? Non è una fissazione. C'è un programma europeo per fare un anno di superiore all'estero. Ho voglia di cambiare aria. Metto il naso fuori di casa per un po'. Sono stufa di fidarmi e poi rimanere delusa. Ora sei te che non mi ascolti. Scusa, ma non posso fare a meno di pensarci. Peccato, mi piaceva davvero. Non voglio parlarti. Dai, non fai la bambina. Senti almeno cosa ha da dirti. Ciao, Lisa. Scusa, ma non ho potuto avvertirti ieri. Sono stata a casa tua. Perché la donna delle pulizie non sa chi sei? Sei sicura di non aver sbagliato campanello? Quanto sei bugiardo. Scusa. Chi sei veramente? Mi chiamo Ciprian e quella donna è mia madre. Sono arrivato qui dalla Romania per lavorare. Faccio un po' di tutto. Riparo persiane, aiuto le donne a portare la spesa. Sistemo giardini, mi arrangio un po' così. Perché mi hai mentito? È per te, per farmi perdonare. Dove l'hai preso? Non l'ho preso, l'ho comprato. Ah. Già. Sì, noi rumeni i gioielli li possiamo solo rubare. Ecco, ti sei risposta da sola. È per difendermi dagli sguardi come il tuo che devo mentire. Ci siamo sbagliati tutti e due. Peccato. Questi mesi ho capito una cosa. A volte si prende la via più battuta, perché siamo troppo pigri per prendere l'altra, quella che nessuno percorre. Quella strada fa paura, perché nessuno sa esattamente dove porta. Anche io ho avuto paura e ti chiedo scusa. Spero che un giorno, presto, potremo guardarci per quello che siamo. Persone diverse, ma in fondo uguali. Lisa!
Restiamo sempre in Toscana con i cortometraggi realizzati dai ragazzi. Dopo essere Ciprian, che vi abbiamo appena mostrato, il cortometraggio che guardiamo insieme ora invece arriva dai giovanissimi della scuola media, si dice oggi scuola secondaria di primo grado, di Badia Alpino, sempre in provincia di Arezzo. È un cortometraggio molto particolare, con una storia accattivante, che ha per titolo La Prova. Tutto per voi. Dopo quello che è successo, Mattia è stato veramente bravo. Ha capito che la situazione era cambiata per tutti e due e non mi ha dato problemi. Bravo a casa, a scuola. Sono una mamma fortunata. È sempre sincero con me. C'è davvero un bel rapporto di fiducia tra noi. Credo proprio che non mi nasconda niente. Meno male che Mattia non fa parte di quella banda di ragazzi che non mi piace per niente. Ti piace proprio tanto, a scuola non le toglie gli occhi di dosso. Elena ci tiene a far parte del gruppo, infatti esce solo con quelli del gruppo. Me ne sono accorto. Senti Luca, ma tu credi che io possa entrare a far parte del vostro gruppo? Non è facile, ma ti prometto che le chiederò a Stefano. È lui il capo ed è lui che decide. No, non se ne parla nemmeno. No, lo sai bene. Il nostro è un gruppo speciale. Non tutti possono entrarci, tantomeno i ragazzini per benino. Io sono d'accordo con te, capo. Io lo conosco bene, Mattia. È una pappa molla. Sempre ad obbedire alla mamma. Ok, ma perché non gli facciamo fare una delle nostre prove? È tempo perso. Dopo 2 secondi andrebbe a piangere dalla mammina. E se per una volta si accettasse qualcuno senza la prova? Ma stai scherzando? Tutti hanno dovuto superare una prova di coraggio per far parte del nostro gruppo. Comunque, se Luca chiede di far provare Mattia, facciamolo pure. Penso proprio che ci divertiremo. All'ultimo rinuncerà e noi passeremo una vita a prenderlo in giro. E quindi? Quindi questo pomeriggio alle 4 ci ritroviamo tutti qui. Tu, Luca, verrai con Mattia. Al resto ci penserò io, ok? Mattia, vieni, c'è il nonno al telefono. Certo, nonno, che puoi contare su di me anche quest'anno per raccogliere le olive. Va bene. Alle 8 in punto domani sono da te. Ciao, nonno. Luca ti ha detto che per entrare nel nostro gruppo devi superare una prova di coraggio. Di solito sono io che la decido, ma oggi sarai tu stesso a scegliere fra le 5 prove che io ti propongo. Prendi un bigliettino e consegnamelo. Certo. Tutto si può dire di te, meno che tu sia fortunato. Hai scelto una prova molto difficile. Ma di che cosa si tratta? Se ho ben capito, non ci riuscirai mai. Insomma, basta, Mattia, ti dico io di che cosa si tratta. Tu stai zitto. Domani saprai di che cosa si tratta. La prova è troppo pericolosa. Noi non c'entriamo nulla. L'ha scelta da solo. Questa prova non si deve fare. E perché no? Io credo che Matteo ce la farà. Ha una grossa motivazione.
Ehi ragazzi, ma vi ricordate cosa ci disse l'agente della polizia l'ultima volta che abbiamo fatto una prova del genere? Sì che mi ricordo, ci disse che se l'avessimo fatto un'altra volta avremmo passato dei brutti momenti. E tu sei sicuro di farla domani? Certo, i poliziotti la domenica mattina a quell'ora sono tutti a dormire. A domattina! Che vigliacco, sono tutti uguali. Salutami il nonno, ti aspetto a luna in punto per il pranzo. Va bene, ciao. Lo conosco troppo bene. Sono preoccupata. Ho paura mi nasconda qualcosa. Bene, vedo che ci siamo tutti, quindi non perdiamo tempo. Andiamo. Allora, la tua prova consiste nell'attraversare l'autostrada. Avrai a disposizione non più di 15 minuti. Che fai? Accetti o rinunci? Ok, accetto. Bene, noi ti guarderemo dal cavalcavia. Ragazzi, a quest'ora i poliziotti non ci cercano più. Torniamo in paese. Sembra che sia successa una cosa grave all'autogrill. Addirittura sembra che quel ragazzo non ce l'abbia fatta. Anch'io ho sentito dire che è morto. Ma è stata una disgrazia. Morire così giovane. E poi, in che modo assurdo. Non pensavamo gli potesse accadere qualcosa di brutto. Oh mio Dio, che cosa abbiamo combinato? Io volevo bene a Mattia. Mi dispiace. Polizia e carabinieri stanno effettuando. Mattia, sei qui? Mamma, hai saputo anche tu che cosa è successo oggi in autostrada?
vede vittima un giovane stamani alle 9.10 nell'autogrill di Badia Alpino in provincia di Arezzo, quando mancano ancora 6 ore all'inizio delle partite. Un colpo di pistola ha ucciso Gabriele Sandri, 28 anni, la passione per la musica e per la Lazio. Raffa, abbiamo sete, fermiamoci, non ne possiamo più. Va bene ragazzi, appena possibile ci fermiamo. Ci troviamo sempre a Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini per Ragazzi e Cinema, la nostra trasmissione qui su Odeon TV, che prosegue ora con alcune immagini dallo Giono Film Festival, l'evento più importante che ogni anno organizziamo. L'ottava edizione, tenutasi lo scorso maggio, ha coinvolto tantissimi ragazzi provenienti da tutta Italia, ma anche diversi ospiti d'onore della televisione che sono intervenuti per portarci la loro esperienza e per incontrare i ragazzi. Conosciamo ora Laura Adriani, la giovanissima interprete della fiction di Cesaroni, e Romolo Guerrieri, oggi al cinema con il film Bianca come il latte, rossa come il sangue. Ecco cosa ci hanno detto. Sono con due giovanissimi attori, ospiti del festival, e ne siamo ovviamente molto onorati e molto contenti, ma soprattutto amici dell'Associazione Ragazzi e Cinema. Laura Adriani, buonasera Laura. Buonasera, che bello essere qui come sempre. Grazie. Romolo Guerrieri, che è ospite in giuria, per cui è stato con noi tutte le sere, in giuria di qualità. Buonasera Romolo. E che qualità, buonasera, buonasera, ciao Guido. L'ha detto lui, no, una giuria, una vera grande giuria di qualità. Allora, come ti sono sembrati i cortometraggi? Lavoro impegnativo quest'anno nella valutazione. Sì, anche perché per me era il primo anno nella giuria di qualità, gli altri anni ero stato nella giuria junior, era un compito forse più semplice. Quest'anno c'erano dei cortometraggi veramente fatti bene, alcuni fatti col cuore, alcuni con grandi temi, quindi è stato difficile trovare la chiave giusta per poi criticarli, valutarli e poi dare il premio giusto, insomma. Laura, quando vedi i lavori fatti dai bambini, quando vedi i cortometraggi, insomma, frutto della creatività, ti ritrovi, ti rivedi un po' in loro quando eri piccina, appassionata di arte, di recitazione? Ma assolutamente, io credo che sia un tesoro prezioso per i bambini, per i ragazzi, la recitazione, l'arte in generale, quindi io incentivo sempre i ragazzi, i giovani a dedicarsi all'arte e veramente vi ringrazio per quello che fate, per quello che tu fai, Guido, sempre per questi giovani ragazzi, perché è meraviglioso.
Grazie. Allora Romolo, ti abbiamo appena visto al cinema con Bianca come il latte, rossa come il sangue, grande successo di pubblico e di critica, ispirato all'omonimo romanzo. Il tuo personale bilancio di questa esperienza cinematografica, tu arrivi dalla televisione, dal mondo di Disney Channel, ma anche da tante fiction di successo. Il bilancio di questa avventura recentissima al cinema? È difficile fare un bilancio, era un'esperienza tra virgolette nuova, perché in realtà mi ero già un pochino avvicinato al cinema in passato, però era una cosa diversa perché eravamo tutti giovani, eravamo guidati da un regista particolare che è Giacomo Campiotti. È stata un'esperienza strana, molto divertente, perché appunto eravamo tanti ragazzi, alcuni erano anche già miei amici, quindi è stato anche quasi un gioco, come lo era stato Disney Channel piuttosto che Benvenuti a Tavola. Quindi una bellissima esperienza, spero di replicare veramente presto, e sono contento che abbia avuto veramente così tanto successo e che tante persone che avevano letto il libro, del quale giudizio eravamo molto preoccupati, in realtà hanno detto film all'altezza, anzi alle volte in alcuni punti addirittura supera il libro. Questa è la cosa che ci ha resi più felici. Mi avete fatto tornare bimba, un po' giovane, il primo amore. Beh, il primo amore non si scorda mai, io ne so qualcosa. Senti, Laura, ci siamo visti all'inizio della stagione di Ragazzi e Cinema, qui proprio ad Oggiono, erano in onda i Cesaroni, per cui la nuova serie, ti abbiamo vista nella saga dei Cesaroni TV, però ora tra poco arriva al cinema un horror, un thriller horror. Sono veramente molto curioso di andare a vedere Multiplex. Allora, anch'io sono molto curiosa di vederlo, prima di tutto perché io odio gli horror ed è stato anche difficile girarlo, perché nel momento in cui mi mettevano il sangue sapevo che era finto, ma comunque io ero un attimo presa. E vediamo, perché è un genere comunque che in Italia non va, nel senso che non abbiamo grandi registi di horror thriller. E Stefano Calvagni è stato bravo, vediamo che cosa succede. Noi ci siamo divertiti come dei pazzi proprio a fare queste scene di morte. Io la morte non l'avevo mai fatta, sono arrivata sul set e ho detto: io non la so fare, cioè inventatevi quello che vi pare. Però alla fine poi ce l'abbiamo fatta, vediamo come va. Multiplex allora al cinema da metà giugno, giusto? Per cui lo consigliamo. Ringrazio veramente Romolo, Laura, voi che siete stati all'ascolto qui su Odeon TV, e ovviamente l'appuntamento è al prossimo Giorno Film Festival. Ricordo che sul sito ragazzidecinema.it già a partire dal mese di settembre sarà online il bando di partecipazione per poterci inviare i vostri corti. Grazie a tutti, grazie a e una buona serata. Laura Adriani e Romolo Guerreri, giovani attori professionisti intervenuti allo Giorno Film Festival tra gli ospiti d'onore, e quello che insomma vi abbiamo mostrato sono i loro interventi, le loro parole allo Giorno Film Festival. L'appuntamento qui su Odeon anche per questa settimana sta volgendo al termine. Tutti voi siete ovviamente invitati, soprattutto se siete ragazzi, ad inviarci il vostro cortometraggio. Cliccate su ragazziecinema.it e scoprite come essere protagonisti insieme a noi. Ci ritroviamo tra 7 giorni, sempre qui su Odeon, con nuove storie, nuovi cortometraggi e con le voci dei ragazzi. A tutti un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Esco di casa per sentire questo suono che rimbomba nelle vene. Qui c'è la voglia di volare che riaccende.
lasciati andare e vedrai.